Amici di Cosmopolis Media, rieccoci, siamo tornati nuovamente. So che speravate di non vederci più, ma siamo di nuovo qua questa sera. Siamo a Grottaglie, nella Paninoteca Le Iene, che ci ospita caldamente, caldamente nel senso che siamo tanti e si sta più stretti, e quindi quantomeno riusciamo a riscaldarci, visto il clima che sta accompagnando questi giorni la nostra provincia. Ovviamente non sarò solo, passo la presentazione, perché questa sera abbiamo davvero tanta roba da farvi vedere e tante persone da far parlare, forse non tutte, ma faremo il possibile. Do il benvenuto a un gradito ritorno, quello dell'ammiraglio Nisi. Buonasera a tutti, tifosi rossoblù. Perfetto, non parleremo solo di Taranto Calcio, parleremo anche del Grottaglie, che festeggia la promozione in promozione. Per trattare questo argomento abbiamo con noi un calciatore del Grottaglie, Stefano Amaddio. Buonasera, buonasera a tutti. Oh, Stefano, spero di aver detto bene il cognome, sì, però sì, cioè, sì. Non dovesse essere, perfetto. Tant'è, non cambia niente. Altro ritorno è quello del nostro opinionista Giuseppe Nardulli. Buonasera, buonasera a tutti. Oh, perfetto, ci siamo. Ritornando invece agli autoctoni a Grottaglie, ci facciamo un attimo più seriosi, diamo il benvenuto al vice sindaco di Grottaglie, Vincenzo 40. Buonasera. 40 è proprio cognome proprio assolutamente del luogo, quindi non si scappa. Ovviamente non posso che salutare il mio compagno di merende in qualsivoglia avventura giornalistica, e non, ieri ne è stata testimonianza al Palio delle Scuole, di giallo vestito, anzi senape vestito oggi, ci delizia ogni volta con le sue varianti cromatiche. Do il benvenuto a Mimmo Flusso. Grazie Dario, grazie, benvenuti a questa nuova puntata da questa baita di montagna, sì, in quelli di Grottaglie. Beh, insomma Dario, le temperature ce la permettono, abbiamo, sì, acceso un focherello, siamo qui a bagliare il calduccio, siamo tanti. Abbiamo tanti ospiti, qualcuno lo abbiamo capite? Tanti ospiti, abbiamo anche pochi, per fortuna, contenuti video stasera, però molto importanti, perché come sapete ormai la stagione del Taranto è andata a farsi benedire. Alleluia, però già si sta pensando alla prossima stagione con il casting che continua. E questa sera abbiamo individuato un bel attaccante, un bel portiere, Dario. Portiere però ce l'abbiamo, c'è Antonino, che è vero che non sarà più under l'anno prossimo, ma Vittorio, che è Antonino nostro credo che abbia finito di giocare, perché finito non sarà di giocare più under, Vittorio, quindi, cioè, lo salutiamo, Vittorio, anche perché non ci ha risposto al messaggio di ieri. Vittorio, noi aspettiamo sempre la cena da te pagata, vista la stagione che ti abbiamo fatto fare, perché ti ricordiamo che sei una nostra creatura. Ma passiamo ai temi reali. Ieri si è giocato in quel di Sorrento, ammiraglio. Sarebbe stato meglio non giocare, visto l'esito della partita. Si è giocato, il Taranto ha perso 2-1. Assolutamente una partita infelice da parte del Taranto. Il Taranto purtroppo ultimamente ci ha fatto vedere partite similari in cui veramente non è sceso in campo. Purtroppo è così. Io sono, tra l'altro, ho cominciato a vedere la partita intorno al quinto, sesto del primo tempo. Giusto in tempo. Giusto in tempo, ma devo dire la verità, accendendo la televisione e vedendo quella squadra che attaccava, pensavo che il Taranto indossasse una bellissima maglia gialla, color maglione di Frusi, direi. Esatto. E il Sorrento indossasse la maglia bianca. Pure purtroppo mi sono ricreduto troppo presto, perché ho visto la palla di Favetta, quel tiro che purtroppo è andato fuori. Ho detto, ma non è. È andata così. Facciamo così, adesso ce l'andiamo a vedere come è andata. Ci andiamo a guardare il servizio relativo alla gara giocata ieri allo Stadio Italia di Sorrento, nella quale il Taranto ha perso per 2-1 contro i padroni di casa, e poi analizzeremo i temi relativi proprio alla gara di ieri pomeriggio. Dalla splendida Sorrento, per la prima volta in assoluto, il Taranto torna con un pugno di mosche in mano. Il 2-1 per i rossoneri non fa una piega, perché per 87 minuti si è assistito a un vero e proprio monologo rotto solo negli ultimi scampoli della sfida. Se il tecnico dei campani, l'ex Taranto Enzo Maiuri, imposta i suoi con il 4-4-2, Luigi Panarelli ripropone il 4-2-3-1 con Guadagno impiegato come terzino destro al posto del diffidato Pelliccia. La prima fina con Menna, che imposta per Salatino, il cui cross permette a Favetta la girata di sinistra con palla al lato di un metro. 4 minuti e il Sorrento sblocca la gara dal dischetto per un tocco di mano di Guadagno in piena area. Herrera trasforma dagli 11 metri nonostante Antonino avesse intuito la direzione. Il Taranto risponde all'11esimo su punizione, ma la mira di Oggiano imprecisa di pochissimo. Nella ripresa la squadra di Panarelli è presente in campo, per modo di dire, perché al 12esimo cede ancora le armi. Massimo perde la sfera per l'intervento di D'Alterio, palla De Rosa e tiro sul palo lungo. Antonino si tuffa e respinge sui piedi di Gargiulo, che mette dentro a porta sguarnita. Il Sorrento è padrone del campo e apparecchia la tavola per il 3 al 20esimo. Todisco si presenta davanti ad Antonino, prodigioso nella chiusura dello specchio. Il Taranto non perviene sino al 42esimo, quando D'Agostino, su punizione, toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali e batte il terzo portiere Stinga, subentrato a Munao. Finalmente
il Taranto si sveglia e tre primi dopo la palla del 2-2 con Oggiano, l'esterno sassarese ha solo la sfortuna di trovare un portiere in giornata di grazia. Ancora Stinga in pieno recupero si ripete sulla botta di buona volontà e poi sul pallonetto indirizzato da Favetta sotto la traversa. La sconfitta va ora messa da parte per concentrarsi sugli imminenti playoff. Ringraziamo i colleghi di Canale 85 per il servizio, in particolare Peppe Di Cera che ci ricordava, lo chiedo a Nardulli, siamo prossimi ai playoff. La sconfitta di ieri, dicevamo, la peggiore, forse la peggiore partita del Taranto, perché ieri il Taranto non è praticamente sceso in campo. Analizzavamo i gol fuori onda, Mimmo, è vero, sembravano un attimino fermi i giocatori del Taranto. Manzo sul secondo gol praticamente passeggiava tempo via stile via d'Aquino, sai, proprio. Vabbè, lasciamo perdere. È vero, non possono essere un attenuante le diverse assenze con le quali Panarelli ha dovuto fare i conti, diversi gli squalificati, tra questi appunto spiccavano Di Bari, Bova, Croce, ancora le prese con quella squalifica abbastanza dubbia e anche di senso, fuori anche Marsili a causa di problemi fisici, così come Esposito che è stato spettatore per tutti i 90 minuti della contesa. Però ammiraglio, chiedo a lei, poi chiederò anche ai due ospiti autoctoni, così come li abbiamo definiti, che comunque sono conoscitori di calcio e chi invece è giocatori, la squadra sembra in vacanza già ieri. Sì, non c'era, la squadra non c'era. Io non riesco a capire. Avevamo una possibilità, sì, per poter superare il Cerignola, ce la siamo giocata in questo modo. Una e una soltanto. Una e una soltanto. Potevamo... Alla fine, va bene, alla fine, ma non avremmo concluso niente perché il Cerignola ha passeggiato a Francavilla. Certo, come preventivo. A Francavilla noi ci abbiamo rimesso i tre punti. Ma infatti come preventivabile per loro. Per loro. Non per noi che siamo un caso a parte costantemente. E quindi francamente non riesco a capire questo comportamento. Secondo me il Taranto non ha bisogno né di un preparatore atletico, secondo me ha bisogno di un psicologo. Perché non un mental coach, la Bonucci. Non riesco a capire per quale motivo non si è data la giusta importanza alla partita. Sì. Tenendo presente tutto quello che è successo nella settimana, però purtroppo è stata la ciliegina amara su una torta avvelenata. Perfetto. Ieri. Bellissima. Che analisi, è vero? Bella, vero? Bella allegoria. Va così. Purtroppo è così. Dispiace parlare in questi toni, perché tra l'altro abbiamo qui gente che ha vinto delle immagini. Proprio però... a Stefano volevo chiedere, che è uomo di campo, che segnale è un brutto segnale quello di pare davvero che il Taranto abbia staccato la spina in ottica anche playoff. Può essere un brutto segnale, assolutamente sì, questo sicuramente sì, perché le immagini parlano chiaro. Certo. Cioè, si vede proprio che... e come ha detto anche il quello col maglione color senape, sì, no, color puoi chiamare anche senape, sì, tranquillo, non c'è problema. Parlano chiaro le immagini, erano fermi pure sul gol, magari non hanno difeso. Non c'era cattiveria, non c'era cazzimma. Cazzimma, sì, esatto. Lo chiedo al vice sindaco invece, quanto contano le motivazioni alla luce di queste immagini, anche perché il Sorrento era praticamente salvo, era salvo assolutamente. C'è un allenatore che è un ex di cuore, perché Enzo Maiuri. I nostri ex sono sempre di cuore. Maiuri ci ha sempre tenuto alla piazza di Taranto, è stato anche allenatore del Taranto. È tarantino di adozione. E dove è andato, ha sempre fatto bene. Sì. Quanto contano le motivazioni alla luce anche di queste immagini? Probabilmente in questo caso le motivazioni hanno fatto un contrappeso, sì, quindi di conseguenza abbiamo un Taranto un po' più impaurito di affrontare e magari riuscire a vincere questa partita. Magari può essere un punto di analisi d'inizio per affrontare i playoff in maniera diversa. Non per forza ce lo auguriamo tutti, è vero. Non per forza deve essere qualcosa di negativo, può essere anche uno sprone per poi andare ad affrontare i playoff nella giusta maniera. Ci auguriamo sia così, col senno di poi. Dai, io vedo Peppe che sta nascondendo, perché non mi vuole. C'ho la domanda. C'è la domanda, perché Lo vedo proprio che si sta ritraendo. Noi ci nascondiamo sempre dietro le assenze. Facciamo così, al netto delle motivazioni. Quanto hanno influito le assenze nella partita di ieri e quanto invece è una mancanza di cazzimma, si dice in Guarda, Campania? Già dalle prime battute si vedeva che comunque sarebbe stata una partita storta per noi. Le assenze possono essere giustificate fino a un certo punto, anche perché chi va in campo deve fare il suo lavoro. Certo. Il Sorrento non chiedeva più niente al campionato, soltanto una bella figura davanti al proprio pubblico, quando il Taranto invece aveva il compito di cercare almeno di agguantare questo secondo posto. Ma sicuramente anche col discorso del ricorso è successo qualcosa nella testa dei giocatori, perché erano praticamente assenti nel campo. Cioè, tu non puoi
fare un'azione con Faventa e poi ricordarti di giocare la partita all'ottantesimo, quando praticamente 87esimo, direi, nemmeno l'ottantesimo, anche buono, con una punizione d'Agostino. Cioè, a questo punto sono preoccupato per questi playoff, perché cioè, la squadra l'ho vista un po' svuotata. Prima di arrivare ai playoff chiediamo a Frusi, lo coinvolgiamo ogni tanto? No, no, lasciamo stare Frusi, lasciamo stare, chiedo all'ammiraglio, facciamo così, anche perché Frusi è sempre molto piccato quando dà quelle di ieri. E salviamo qualcosa di Antonino, che se vogliamo, Antonino ieri comunque ha tenuto a galla la barca. Antonino è stato il migliore in campo, secondo me, e tutto è, dice tanto questo. Sì, 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 se sì. Il portiere è stato il migliore in campo, assolutamente, vuol dire che evidentemente la squadra avversaria ha attaccato e lui ha saputo ben difendere. Qualche colpa l'ho vista magari sul secondo gol, poteva fare qualcosa di meglio, però ha salvato un gol. Ma il secondo gol, mi scusi, nasce da un errore a centrocampo, insomma, da una passeggiata generale a centrocampo. Sì, lo so. La palla poi gli rimbalza davanti. Quindi. Esatto, e ha avuto la colpa la rimbalzata davanti, proprio davanti all'attaccante, che porta vuoto, si può dire che ha segnato. Io devo per forse queste cose non devono capitare, non possono capitare. Sì. E noi davanti avevamo una squadra che doveva fare la sua brava figura, tenendo presente un particolare: se vi ricordate, il Sorrento, a mio modesto parere, è stata una delle migliori squadre viste allo Iacovone, e non aveva Maiuri. Non aveva ancora qualche elemento importante. E ci aveva fatto fuori in Coppa. Aveva fatto fuori in Coppa, però io ho visto la partita, e mi è piaciuto tanto. Ha perso nel secondo tempo, però veramente ha fatto una gran bella impressione. E ieri purtroppo l'ha confermata. Io volevo chiedere a Stefano, che come dicevamo prima è uomo di campo, abbiamo detto c'erano delle assenze particolari, no? Io quella su cui mi sono soffermato è quella del difensore centrale, della coppia centrale, perché il Taranto aveva fuori sia Bova che Di Bari, e quindi non dico per la prima volta, ma una delle primissime volte si è vista la coppia tra Lanzola e Menna. Sì. È vero, ci sono quegli automatismi che saltano quando una coppia non è abituata a giocare insieme. Tu sei un difensore, quindi ci insegni. Ci sono quegli automatismi che tra due persone, specialmente due difensori centrali, magari c'è il, come dire, ci si capisce quell'affinità, giusto, quell'affinità tra i due centrali, quindi magari è stata la prima volta tra i due centrali del Taranto, i nuovi centrali, diciamo. E l'episodio del rigore l'abbiamo visto tutti. Ho anche letto, c'era qualcuno che non era d'accordo sulla concessione di quel calcio di rigore. Cioè, bisogna essere poi onesti, ad onore di cronaca, un rigore solare come quello ce l'avessero dato contro, è vero Giuseppe? Cioè, ma anche questo da favore. Chi l'ha causato comunque non è uno sprovveduto, eh. Menna è un buon giocatore, un buon centrale. Infatti non ci sono state neanche proteste, cioè nell'assegnazione nessuno ha detto niente, la parata, infatti l'ha quasi presa. Però io non voglio essere cattivo nei confronti di Menna, però dei quattro centrali in rosa è quello che mi ha convinto sempre di meno. Sì, anche a me, è quello meno sicuro dei quattro in ogni occasione nella quale è stato schierato. È successo a Nola, dove abbiamo pagato una sua disattenzione con il 3-1. Non voglio dire che sia leggermente svagato, qualche volta magari più degli altri, però la sicurezza che ti danno due giocatori come Bova e Di Bari, o la sicurezza che ti dà anche Lanzola, certo, un Bova Di Bari, è diverso, sì. È vero, Miraglio? Sicuramente. Ieri poi avevamo una panchina anche corta. Avevamo, se non ricordo male, avevo in totale 18 giocatori, tra cui anche Esposito, che non è entrato. Terrore di firma, si dice, è vero. Lei... Per completare la rosa, però in effetti non erano 17 disponibili, e quindi ha dovuto fare di necessità virtù Panarelli. Ha schierato secondo lui la migliore formazione, poteva secondo me rischiare pure Pelliccia al posto di Guadagno. Sì. Secondo me è stato un errore quello di schierare Guadagno. E Guadagno l'abbiamo di Guadagno abbiamo parlato tante volte, le dico la verità, perché è un giocatore duttile che riesce a ricoprire diversi posizioni, però non abbiamo ancora capito quale sia il ruolo che fa meglio. Esatto, si fa il terzino destro, ci siamo da sempre un po' azzardati. Esatto. È uno che si adatta a ogni ruolo, però io avrei schierato Pellicci in questa partita. Assolutamente non so, sì. Non sappiamo per quale motivo non è stato schierato, non lo so francamente. Poi noi siamo tutti allenatori, è vero, Ammiraglio? Sì, quindi... vabbè, poi soprattutto allenatori anche a posteriori, fatto quindi... compiuto, per cui ancora meglio. Non abbiamo mai la controprova esatta. Vice Sindaco, noi domenica ci giochiamo una buona parte di stagione per quello che può essere utile, perché domenica ci sono i playoff. Sì.
c'è Taranto Bitonto. Voi ormai di playoff non ne volete più sentir parlare perché l'avete vinto, ripeto, lo vedremo dopo. Però ci giochiamo buona parte della stagione. Non so se ha avuto modo di seguire il campionato di Serie D. Seguito in parte, non completamente, però penso e ripeto e spero che questa sconfitta sia poi magari qualcosa che faccia scattare qualcosa in più. Le faccio una domanda che ha poco di campo e più di colore, di folklore. Sì. Di sicuro, qualora la trasferta dovesse essere libera, ci sarà una grossa partecipazione da parte dei tifosi del Bitonto. Può giocare una parte importante in questa sfida, magari quello scoramento che accompagna la piazza tarantina, che è innegabile perché quest'anno ci si aspettava una stagione diversa e invece si è andata incontro all'ennesima stagione quasi deludente. Deludente, perché vengono a giocare i playoff in una piazza importante dove hanno già strappato un punto con una grande prestazione alla prima giornata di campionato. Allora, il fattore tifoseria è secondo me uno dei fattori più importanti poi per una squadra. Certo. In fondo è quello che si è visto anche a Fasano, il fatto di aver riempito lo stadio di Fasano con quasi 1600 tifosi credo che abbia dato una enorme mano, oltre all'ottimo lavoro fatto dalla squadra. Quindi sì, è un fattore preponderante che va preso in considerazione e utilizzato nel migliore dei modi. Invece se parliamo di campo, Giuseppe, che partita ci aspettiamo domenica? Guarda, il Bitonto nella prima partita ha fatto una buona impressione, poi non scordiamoci che è una neopromossa, quindi voglio dire, è una matricola che ha beccato questi playoff. Guarda, abbiamo 2 risultati su 3. Io sono sfiducioso, perché voglio dire... Nel beccato del terzo? Cosa? Sei fiducioso che beccheremo il terzo risultato? No, sono fiducioso perché comunque non si può, già è stata fallimentare la stagione perché comunque si puntava alla promozione, fallire subito i playoff con una sconfitta perché è l'unico risultato che ci manderebbe fuori. Questo penso Taranto che... ha fatto praticamente 3 punti in più del Taranto della scorsa stagione. Sì. 68 l'anno scorso, 71 quest'anno. Però c'è un fatto che sia nel girone di andata che nel girone di ritorno Siamo terzi. Quindi la posizione corrisponde esattamente a quello che abbiamo fatto. Ecco perché forse, come diceva Dario prima, noi ci sforziamo a volte di trovarci troppi alibi. Forse anche questa, no Peppe, è una colpa che ci possiamo imputare. Guarda, io in questi giorni riflettevo su una cosa, no? Riguardante il Cerignolo. Il Cerignolo ha pareggiato, se non sbaglio, col Granata, quando noi l'abbiamo rifilato 7 gol. Secondo me è un po' strana quella partita. Sì, vabbè, però alla fine anche loro hanno qualcosa da recriminarsi. Cioè, noi è vero, abbiamo perso a Francavilla, abbiamo perso a Sorrento. Voglio dire, abbiamo perso anche in campi abbastanza difficili. Al di là che a Sorrento ormai non c'era più niente da dire, però loro. No, però Giuseppe, non sono d'accordo su questo, non c'era più niente da dire. Perché parliamo di ripescaggio da un mese, da quando abbiamo detto addio alla. Io parlo del Sorrento, il Sorrento non chiedeva più niente al campionato. Forse ho frainteso perché io il Sorrento voglio dire doveva essere una vittima questa domenica per come anche ne parlavano le dette ai lavori, però questo sembra che sia stato il Taranto come vittima. Esatto, perché poi penso il Taranto non aveva mordente nonostante aveva un secondo posto, ieri potevi andare al secondo posto. Sì. No, ma al di là del secondo posto fondamentale per ciò che riguarda il quoziente in chiave di pescaggio, vincere ieri sarebbe stato fondamentale per mantenere un quoziente alto. Invece perché ieri, se non sbaglio, siamo sesti adesso come quoziente di punti. Perdi e abbassi quelle che sono le possibilità già risicate. Quello intellettivo è pari a zero, l'abbiamo dimostrato in un anno io e te. Però voglio dire, al di là di questo, ieri ci siamo giocati quella possibilità. Quindi sarà una partita difficile. Sì, ma soprattutto sapendo, probabilmente sarà libera, sarà aperta la trasferta, per cui ci aspettiamo un congruo numero di tifosi bitontini che sicuramente saranno, inciteranno dal primo all'ultimo minuto, quindi ancora maggior ragione dobbiamo fare uno sforzo. Poi Dario, perdonami, a maggior ragione, guarda, è stata deleteria una sconfitta del genere, poco rispettosa per quei centinaia, anche, 100 tifosi rossoblu che sono accorsi a Sorrento. Presenti a Sorrento, assolutamente. Non è possibile avere 100 persone che ti vengono a vedere in una partita che ha pochissimo da dire dal punto di vista agonistico. Ecco perché chiedo. Ci vuole uno psicologo, perché non riesco a capire. Ma ci vuole per ci sono... uno psicologo. Per il noti fuori, C'erano motivazioni. Non strizza cervello. A fare una partita decente, non dico a vincere, speravamo di vincere, ma almeno decente. Quel Taranto, te la dovevi giocare fino all'ultimo. Quel Taranto rattoppato come era ieri era molto più forte comunque del Sorrento. Sì. Comunque parlando della partita del Bitonto, sicuramente sarà aperta anche perché è un'unica partita, voglio dire. Quegli incassi vanno, mi sa, anche una percentuale. Sì, ma a questo punto allora figurati. Vietare la trasferta è veramente una cosa, non penso. Anche ci hanno abituato a cose incredibili. Ma guardando noi sì. Quello aspetta, la vietano pure ad Aprilia. Ecco, Serpentara era con la partita lì, ma al di là di questo, l'ultima cosa che volevo dire, mi ricollego a ciò che diceva l'ammiraglio, venire a Taranto a fare lo scherzetto,
piace sempre a tutti, è lo sport preferito di tutte le piazze più piccole. Quando vengono le Iacovone, certo, sono contente di togliersi il dente, va bene. Ma del resto, chiedo scusa, anche se non dimenticate una cosa, il Bitonto, quando vinse il campionato, la prima cosa che disse: andiamo a Taranto. Bernabeu. Ma per loro è un Bernabeu. Certo, neanche farà, certo, poi la prima partita è stata proprio col Taranto. Certo. E si sono presi il punto. In Rotonda, anche quando salì, sì, che non sapeva ancora in che girone sarebbe stato collocato, tutti a Taranto. Ma perché per loro è pareggiare, se non vincere con noi. Festa patronale. Va bene, abbiamo esaurito gli argomenti che riguardano il Taranto, però restiamo grazie qui. A Dio. Grazie a Dio. Restiamo qui perché adesso dobbiamo tributare il giusto omaggio a chi invece ha dato soddisfazione alla propria città, culminando ieri il proprio cammino di un campionato entusiasmante, un testa a testa che ha tenuto attaccato anche noi che non siamo dei tifosi del Grottaglie, ma tra due realtà importanti, perché poi va dato anche onore al merito della Castellaneta che si è giocato il campionato fino all'ultima giornata, addirittura fino allo spareggio, e quindi ci andiamo a guardare adesso e poi discuteremo con i nostri ospiti il video relativo a Grottaglie e Castellaneta. Nel frattempo salutiamo l'ammiraglio Nisi, che sarà sostituito dal team manager del Grottaglie. Non vi annunciamo niente, ce lo guardiamo subito. Il Grottaglie, dopo anni di delusioni, amarezze e tre retrocessioni consecutive, finisce 2-0 lo spareggio al Curlo di Fasano contro il Castellaneta, tra due squadre arrivate prime a pari punti nella regular season. Fasi di studio in avvio, con poche emozioni e molta tattica da una parte e dall'altra. Il primo squillo è degli uomini di Orlandini, squalificato e costretto a seguire il match dalla tribuna. Al 33esimo Birtolo di testa non colpisce bene, ma è la prima occasione da gol potenziale per i biancazzurri. Biancazzurri che due minuti più tardi ci riprovano con Appeso da fuori area. Nell'ultimo minuto del primo tempo il Castellaneta, con Pinto, sfiora il vantaggio di testa. Nella ripresa è tutto un altro Grottaglie, Appeso ci riprova dopo appena due minuti, poi al terzo Napolitano inventa il gol che sblocca la partita con un siluro da 25 metri che si infila sotto il 7. I biancorossi faticano a reagire, non trovano occasioni, al 27esimo sugli sviluppi di un cross in area di rigore Collocolo fa 2-0 con un meraviglioso tiro al volo. Il Castellaneta si perde, il Grottaglie nel recupero sfiora il tris con Birtolo che tutto solo spedisce al lato. Nel recupero da segnalare il rosso a Cazzetta, uno dei migliori dei suoi, per doppio giallo. Fa festa il Grottaglie davanti a 1000 tifosi giunti dalla città delle ceramiche, che torna in promozione al secondo tentativo e lancia la scalata verso il calcio che conta per il Castellaneta, la magra consolazione dei playoff. Fa festa il Grottaglie. Eccoci, fa festa il Grottaglie, giustamente fa festa il Grottaglie, fanno festa anche i nostri ospiti, perché è andato via l'ammiraglio Nisi, l'abbiamo sostituito degnamente con il team manager del Grottaglie Calcio, Piero Galeone, a cui diamo il benvenuto. Buonasera a tutti. Ah, siamo riusciti a strappargli un sorriso, perché quando è arrivato sembrava avercela con noi abbiamo chiesto: ma ce l'hai con noi, abbiamo fatto qualcosa? Invece no, ha vinto. Assolutamente. Però pensavamo di aver sbagliato, magari era la tensione accumulata in questi giorni. Penso. Ma sicuramente. Ce l'abbiamo fatta. Infatti, sono stati promossi, abbiamo vinto questo playoff. Promossi a pieni voti. Com'è andata? Raccontami un po' la stagione, facciamo così. La stagione è stata abbastanza pregna. Mamma mia, è stata veramente una stagione quest'anno che ci ha tenuti proprio presi dalla prima all'ultima giornata. Anzi, l'ultima giornata con gli straordinari. Sì. Gli straordinari di ieri però sono stati quando si vince, che ci hanno proprio. Quando si vince così c'è ancora più goduri, è ancora più bello. È vero. Noi non lo sappiamo perché abbiamo goduto fino a tardi. Playoff ne abbiamo vinti pochi, però. No. Beh, ma io spero che quest'anno anche il Taranto. Ce la auguriamo pure noi, ce la auguriamo anche noi, ma la vediamo. Sicuramente. Allora, Piero, raccontami di Amadio qua, poi entreremo nel dettaglio, perché ci ha detto parecchie presenze, noi sappiamo parecchie di livello, che stagione ha fatto? Parecchie presenze importanti, perché lui è vi dico che è un difensore che gli piace dribblare, gli piace scendere sulla fascia, gli piace scendere al centro, cioè un difensore completo, modernissimo. E quest'anno ci ha fatto anche gioire nella partita di ritorno col Castellaneta. Perdevamo 2-1. C'è la sua firma sul La sua firma è entrato dalla panchina il tempo raccontalo tu il gol. È vero, a questo punto lo racconta lui. Niente, ero in panchina. Non dire manco titolare. No, ero in panchina. Solamente arrabbiato. Incavolato perché non avevo giocato. Anche perché il mister è uno che di calcio non ne capisce, non è che ha giocato al calcio il mister, cioè non è che uno che ha vestito la maglia nazionale. Assolutamente. Poco. Comunque, sono entrato dopo appena 5 secondi, c'era il calcio d'angolo, cambio, entro. Appena arrivo in area, arriva la palla e segno il 3-2. Di testa? 3-2 di testa. All'80esimo. Non guadagna niente. Ma nella ranocchia, cioè che il mister lo fa ranocchia. Così? No. Lui va a saltare sui calcio d'angolo. C'era un calcio d'angolo verso la fine e mi ha fatto entrare per quello.
Chiediamo al vice sindaco, voi ci avete creduto sin da subito, nel senso questa promozione l'avete, immagino, anzi sappiamo per certo che quando arrivano questi risultati c'è sempre sinergia fra le componenti, quindi l'aspetto societario e l'aspetto politico, che sono due componenti fondamentali di quello che è l'ambito sportivo e non solo. Ci avete creduto sin da subito oppure allora, a un certo punto... C'è stata collaborazione fin dall'inizio, alla fine, con la società, col presidente. Guarda il team manager, hai visto prima come guarda il team manager? C'è stata collaborazione. E poi non è un vice sindaco, ma è un tifoso presente tutte le domeniche. Ecco, vice sindaco lo fa il lunedì al sabato. Perfetto, la domenica. La domenica è un tifoso come tutti noi, perché poi diventiamo tutti tifosissimi. E lui, sia lui che noi, siamo proprio tifosi veri e propri. No, comunque sia, è un progetto che abbiamo iniziato insieme fondamentalmente, sia col presidente La Volpe anche, che si è preso carico di questa squadra, che comunque sia veniva da un passato burrascoso, ecco, con tre retrocessioni alle spalle, quindi è una situazione difficile. Di fatto, con questo percorso che è stato avviato in sinergia, oggi iniziamo a toccare i primi risultati di questo percorso. E come diceva anche nel servizio, iniziamo la scalata verso il calcio che conta. Penso a ieri Grottaglia l'ha dimostrato con i suoi tifosi, che non è la piazza, non è una piazza che merita queste categorie. Anche, perdonami se ti interrompo, ma anche perché noi abbiamo, io sono relativamente giovane, lui un po' meno assolutamente, si vede insomma graficamente che Mimmo è più in là con l'età. Io ho un ricordo di Grottaglie a livello calcistico, da quella forte rivalità che c'era con Manduria, no? Sì. Quegli anni della Serie D. Ma c'è ancora? Una piazza ancora. Sì, assolutamente. Però era Serie D, era frizzante, ricordo quei derby, noi li guardavamo da C, quindi li guardavamo con un attimo di distacco le nostre province che si fronteggiano. Ma ricordo comunque una piazza molto attaccata alla sua squadra. Addirittura so che quest'anno, pur trattandosi di prima categoria, non so Mimmo se tu lo sai, sono nati addirittura dei nuovi gruppi ultras, dei nuovi gruppi di tifosi che hanno accompagnato la cavalcata del Grottaglie. È vero, ci sono questi ragazzi che sono veramente encomiabili, sono attaccatissimi alla maglia, alla squadra, alla città, a tutto. Tutte le domeniche riempiono lo stadio. Noi giochiamo sempre in casa, sia in casa che fuori casa. Ho visto ieri, eh? Ieri ho eravamo... visto ieri. Allora, solo noi abbiamo venduto 500 biglietti, 1.300, 1.200 sicuramente, sì. Solo noi, esatto. Contro i 150-200 di Castellaneta. Sono dei ragazzi che non ci sono parole per descrivere quello che valgono. Ho visto uno stadio completamente azzurro ieri, bianco-azzurro. È vero. Ho visto anche, perché quello facciamo anche per mestiere, ho visto la rosa del Grottaglie. Che ci ha peso. Grande. Quindi... quest'anno ha fatto 12 gol. Da terzino fare 12 gol, Frusi. Bomber a peso. Se Carullo del Taranto. 12 gol. Poi siamo a 12 presenze. Ha fatto 12 gol. Vabbè, ma facilità di calcio, facilità di corsa, di saltare l'uomo. Impressionante. Beh, scusate, se... sì. Parecchie partite comunque c'era molto divario tecnico tra voi, Castellaneta e le altre squadre, non tutte. Alcune partite ho visto che finivano 5-0, 6-0. Sì. Questo senza nulla togliere comunque. Poi con se non vado errato. Sì. Real Madrid, del Barcellona, dei Birtolo. Birtolo. Cioè, la squadra importante. Che gruppo è questo Grottaglie? Un grande gruppo. Perché poi i campionati si vincono sì sul campo, ma si vincono nello spogliatoio. Sì, insomma. Nello spogliatoio, anche fuori nello spogliatoio. Abbiamo quindi... Maddio anche. No, Maddio. È sceso dall'eccellenza, Maddio. È sceso dall'eccellenza. Siamo impreparati su questo. Siamo impreparati. È sceso dall'eccellenza... e fa parte del nostro progetto che abbiamo intrapreso l'anno scorso insieme al presidente La Volpe, che lo salutiamo naturalmente. I presidenti vanno tutti è lui salutati in questa maniera. Il principale artefice di questo progetto, insieme a tutti noi, la figlia che è molto presente, ormai è grottagliese d'adozione anche lui. La ringrazieremo perché ho visto insomma le foto, immagino che siano di proprietà della figlia del presidente, quindi Luna, la ringrazieremo in diretta. La salutiamo perché lei ormai è presa al 100% da questo progetto. Sì, noi quello che volevo chiedervi, quanto è stato difficile calarsi nella mentalità della prima categoria? È vero, ma che bella domanda, è vero. No, è stato molto difficile, specialmente tutti i giocatori. L'anno scorso, perché ci siamo abituati l'anno scorso, perché tutti i giocatori erano scesi dalle categorie più alte, quindi non ci sono i guardalinee, va in difficoltà. E noi ne abbiamo pagate le spese la scorsa stagione. Invece siamo stati un po' più preparati, un po' più esperti e siamo riusciti a portare a termine il compito. Però c'è
C'è un augurio da parte di Ninni Cannella, il nostro amico, che dice un augurio anche al Castellaneta perché possa in futuro riprendersi la promozione, però prima aveva fatto i complimenti al Grottaglie che da lì ha ripreso il suo cammino verso le categorie alle quali il suo pubblico è abituato. E se lo dice Ninni Cannella noi non possiamo che essere d'accordo. Di parole penso che ne ha visto. Assolutamente, se lo dice Ninni non possiamo che essere d'accordo. La dirigenza, nominavi la dirigenza prima, quindi... Sì, siamo tutti fratelli, siamo una dirigenza che formiamo una famiglia, sinceramente parlando, perché siamo stati tutti insieme fino a ieri sera, mezzanotte e mezza, poi ci siamo... Abbiamo anche qualche foto vostra, se è possibile, poi ve la facciamo vedere. Ovviamente ci aspettiamo che non ci facciate causa per la proprietà delle immagini, perché come ho già detto, sono di proprietà siamo della in una festa. Figlia del presidente. Eccole qui, le immagini del Grottaglie, sì. Festoso. Questa è la tribuna di cui parlavo, e quindi una tribuna che... farebbe invidia a diverse. Ma questo è uno scorcio di tribuna. Assolutamente. Perché la tribuna era tutta... Prendetevela con la fotografa però, lo so che sì, non ve la potete fare, no, però è colpa sua. Siamo io il presidente, il nostro magazziniere, che anche lui è grande, un numero Emanuele, uno come noi. Grande Emanuele Bocconi. Lo conosco personalmente, quindi lo è salutiamo. È un numero uno anche lui. Assolutamente sì. Poi c'è anche qualche festeggiamento. E altre cariche di Grottaglie. E del Grottaglie Calcio. Assolutamente presidente, sì. Direttore generale. Poi ho voluto prendere anche questa, perché proprio per testimoniare fiumi di birra, quella amalgama che c'è tra la squadra, sì, no? Poi sì, si festeggia anche fuori dal campo. Io ad Amadio volevo chiedere una cosa, poi mettiamo in difficoltà il vice sindaco, perché i politici, come al solito, sono bravi a rispondere nella loro lingua, sì, l'abbiamo capito ieri, il politichese, no? Il politichese. Però ti do modo di rimuginare su quello che possa essere la domanda che ti devo fare, vice sindaco, quindi solo un attimo. Dimmi la verità, qual era la squadra più forte? Eravate più forti voi o il Castellaneta? Noi. Assolutamente, senza pensarci. L'abbiamo solo... dimostrato ieri, perché abbiamo dominato, penso, la partita. Si è visto proprio la partita, si è vista. Se invece avessero perso, era più forte. Però devo dire una cosa, noi siamo abituati alle interviste dei calciatori che sono monotono. Monosillabe. Esatto, al di là del monosillabe, ne abbiamo viste. Solo per dire. Lui risponde in maniera secca. Senza diplomazia, articolare noi, una frase di senso compiuto, che è una cosa importante, assolutamente. Abbiamo comune, visto, insomma, per abbiamo visto colleghi che si fermavano al verbo essere e verbo avere, sbagliandoli alle volte anche, quindi gli ausiliari non erano proprio ben compresi e ben recepiti. Quindi ma più forte da fare anche, no, ma ieri i complimenti a Castellaneta. Forse lui, vedi quanto è diplomatico, naturalmente lui dice noi, sicuramente noi, diciamo così, però tra virgolette, perché noi siamo forse più completi. Sì. Abbiamo giocatori di esperienza, giocatori di categoria superiore, certo. e ci sta tutto, però anche il Castellaneta si è arrivato a 80 punti insieme a noi su 90, certo. Disponibili, vuol dire che qualcosa di buono l'ha fatto. Detto questo, meglio allora non fatto... a voi, no? Quindi quello sicuramente, no? Però c'è da dire anche che i ragazzi hanno fatto una grande settimana, ieri erano concentratissimi, sì, dimostrato l'hanno dimostrato sul campo, non facendo nessun errore come abbiamo fatto nella partita di ritorno in casa col Castellaneta. Però due domande e sì. Poi vi devo congedare, no, questa certo. Domanda al vice sindaco non, sì. se l'è svignata, resta qua comunque la domanda. La prima è il valore aggiunto dall'allenatore. Quanto vale Gigi Orlandini come allenatore in un contesto come Grottaglie? Ha portato tantissima esperienza sia a livello tecnico che a livello di gestione della squadra, perché lui, come è arrivato, ha voluto fare delle modifiche a questa squadra e ha avuto ragione, ha vinto il campionato e non si può dire niente. E la seconda invece la faccio a Stefano. Sì. Stefano, parlaci di Sossia Ruda, perché voglio dire è quello che aspettano tutti. Non è che la volevo fare io, stanno la volevi fare tu. Sì. Vabbè, dai, falla tu. Le domande stupide le faccio sempre io. Sossia Ruda. No, Sossio è... Ma ha fatto gruppo con voi, è uno di noi. Perché non gioca? Perché non l'hai fatto fare a un minuto? No, lui non è stato tesserato. Ah, dei problemini burocratici e non però so che si è allenato con voi, insomma, si è allenato sempre, è una grande persona, si è allenato tutti gli allenamenti e pure in gran forma, mi dà consigli. Sì. L'anno prossimo tesseriamo. Bisogna parlare con il presidente, dice, no? Sicuramente non ti assumi sì. Responsabilità. No, questo no, perché il lato tecnico se la vedono, io mi vedo tutta la logistica per la squadra. Tu trovate. Lo tessereresti Sossia Ruda il prossimo anno? Come stava quest'anno? Sì. Assolutamente. Assolutamente. Sì, perché io ho visto un po' di amichevoli tra di loro. La vede. Io ho visto un'amica vista molto bene quella. Il Re Leone. Poi giovedì. Il Re Leone. Poi c'è da dire che era sempre presente anche la domenica. In chiesa con la squadra, ha mangiato con loro. Come ieri. Ieri era in campo. Sì, no, l'ho visto in campo. So che può essere il motivo di ricorso, però era in campo. Un ricordo molto particolare che ha cambiato forse una quarantina di squadre in carriera. Ma non ha mai giocato
nel Castellammare di Stabia, nella Juve Stabia, sì, sì, che la squadra della società. Sì. Sì, e lui c'ha sempre questo rimorso. Ma visto le chicche di le chicche che ti ho dato. Vice sindaco. Vabbè. Pronti. Noi siamo abbiamo imparato da tifosi del Taranto e da giornalista in materia, abbiamo imparato a diventare anche specializzati nel diritto sportivo, in quelle che sono i cavilli relativi anche agli stadi. Io a lei, anzi a te, facciamo così, volevo chiedere come sta messo lo stadio di Grottaglie, se ha bisogno di qualche piccola sistemazione, di un restyling, c'è da uscire la grana o no? Ma la domanda fu migliore. Hai visto? Lo sapevo. Noi abbiamo, tra l'altro, siamo città europea dello sport, quindi per il 2020 stiamo portando a termine una serie di ristrutturazioni, una serie di adeguamenti strutturali relativi alle varie strutture pubbliche che abbiamo sul territorio, una tra queste è proprio lo stadio Atlantico da Muri. Su questa andrà fatto un intervento importante, prima di tutto sulla pista d'atletica che ormai ha i suoi anni e quindi iniziamo ad avere i primi solchi sul... Il primo cicore che è... Sì. C'è gente che fa gli asparagi! Fa gli asparagi! Al contempo però... gli asparagi, più al contempo però ne approfittiamo per andare ad agire anche sul Manterboso, quindi lo stadio verrà, il Manterboso verrà completamente rizzollato. In sintetico? No, no. No. In sintetico no, perché... Io sono contrario al sintetico. Sì, sì, anch'io. Per lo stesso motivo. Nel senso che abbiamo un bel campo, abbiamo un bello stadio, l'erba naturale ormai è una chicca che pochi si possono concedere, vogliamo mantenerlo e magari investire sul sintetico con un campo B sul vicino Savarra. Vicino Savarra, dove attenzione, dico un'ultima cosa e poi vi congedo. Noi a Taranto il campo B ce l'abbiamo in pietra, che è una cosa più unica che era armato in pietra. Marmore. Si gioca senza tacchetti scalzi, sì, perché non c'è possibilità per ora, però metto le mani avanti, posso assicurare il rifacimento del Manterboso, pista d'atletica, alcuni interventi sulla tribuna, una nuova illuminazione che permetterà a LED di giocare anche in serale. E poi stiamo vedendo. L'aspettiamo a Taranto per le prossime elezioni, perché avrà il nostro sport. Oggi è caduta la giunta a Taranto, quindi fare una telefonata. Ci siamo quasi. Va bene. Poi allora hanno rifatto anche tutto l'impianto dell'audio. Sì, è stato fatto impianto di nuovo una tribuna stampa per accogliere. Tribuna stampa e audio è spettacolare. So che anche il palazzetto è messo bene. Va bene, facciamo così. Io non posso che ringraziare Piero Galeone, team manager del Grottaglie. Ringrazio Stefano Amadio, simpaticissimo. Ti ringrazio. Ringrazio Giuseppe Nardulli, che è il nostro opinionista, che si è prestato anche ad ascoltare la pandan con gli ospiti. La maglia celebrativa del Grottaglie per il centenario. Ringrazio il vice sindaco Vincenzo Quaranta di essersi prestato al nostro scherzo. Nel frattempo, però, prima di congedarvi, manderemo in onda. So che voi, insomma, il Taranto, al di là di Nardulli, vi riguarda di striscio, però il Taranto ha già aperto il casting, è vero Mimmo? Sì, relativo alla prossima stagione. Il Taranto ha aperto il casting per la prossima stagione, nonostante l'esito, ahimè, quasi fallimentare di questo, terzo posto nel girone di andata, terzo posto nel girone di ritorno. Quasi apertura e clausura. Sì, apertura e clausura, praticamente. E ha già individuato, come avete visto anche nelle scorse puntate, sta cercando ovunque, anche nei campetti di periferia, in mezzo alla strada, ovunque sta cercando nuovi talenti. Oggi abbiamo scovato un portiere e un attaccante che tira le punizioni da Dio, quasi alla Messi, diciamo.
Allora, rieccoci, vi avevamo anticipato una puntata ricca di ospiti, oltremodo ricca di ospiti, in quanto abbiamo nuovamente cambiato il nostro parterre. Devo dare il benvenuto ai nostri nuovi ospiti, do il benvenuto al direttore generale del Volley Club Grottaglie, Mimmo Lenti. Buonasera a voi. Allo stesso modo do il benvenuto a Cataldo Abate Matteo, dirigente accompagnatore del Grottaglie. Presidente, perfetto, chiedo scusa, del Woman Grottaglie Woman Futsal Club. Con loro parleremo prima di volley e quindi della stagione importante della compagine grottagliese e poi di calcio femminile. Abbiamo già fatto, ragazze, ci sono anche le ragazze con noi, se la regia riesce ad inquadrare le calciatrici del Grottaglie calcio femminile. Abbiamo già avuto modo di trattare l'argomento, è vero Frusi? Io sto benissimo qua. Tu stai benissimo, tu stai... Non posso parlare più adesso. Non puoi parlare più, non devi dire niente, quindi non scherzare, non scherzare nemmeno. Comunque, come primo argomento voglio riallacciarmi a quello che dicevamo prima e quindi parlare di volley, dell'espressione della pallavolo di Grottaglie. È stata una stagione importante per voi, terminata ieri con un po' di amaro in bocca, se vogliamo, per l'esito della stagione, ma che comunque vi ha regalato diverse soddisfazioni, non fosse altro per lo splendido cammino fatto nella regular season. Sì, sicuramente lo è stata e intendiamo ripartire dalle cose positive, perché riteniamo che quest'anno siamo riusciti a portare a Grottaglie una pallavolo di un certo livello, un livello altissimo. Abbiamo fatto una finale di Coppa Puglia, purtroppo persa in casa. Sì. Siamo arrivati primi nel girone e poi di conseguenza nei playoff abbiamo dovuto cedere un attimino il passo al Molfetta, che tra parentesi, diciamo, ha meritato la vittoria di... Certo. Di sabato. Quello che balzava agli occhi, al di là dell'aspetto prettamente sportivo, che poi andremo ad analizzare, io ho avuto modo di guardare qualche immagine, quelle di scattare dal vostro fotografo ufficiale Barbalucco, che salutiamo e ringraziamo delle immagini che ci ha fornito. Quello che mi ha colpito è vedere, partecipate al campionato di Serie C, vedere tantissima gente sui gradoni del palazzetto. Sì, il successo di pubblico è stato molto importante, perché ci hanno dato... Abbiamo qualche immagine come diciamo, a testimoniare ciò che dicevamo. Hanno dato una grossa mano, è stato il settimo uomo in campo, abbiamo fatto una media di 600 spettatori a partita. Quindi, Frusi, 600 spettatori? 600 spettatori di conseguenza, per una realtà, che comunque di pallavolo sta vivendo da 5 anni, questa parte, perché c'è da anche anni di vita. Abbiamo rilevata dall'Oro 6 Taranto, che militava nel campionato di prima divisione, e in 5 anni siamo arrivati in Serie C. I progetti quali sono, presidente, di questa società? Guardi, i progetti noi siamo abituati a non farli, cioè nel senso che abbiamo sempre ritenuto che la programmazione poi nel tempo paghi. Intanto abbiamo bisogno di ristrutturare un settore giovanile, che di fatto, per quanto riguarda il maschile, ecco, si mi ha anticipato l'altra domanda che volevo fare, quanto è importante il settore giovanile? L'Italia non esiste sotto il punto di vista pallavolistico, sotto altri aspetti è presente. Nel calcio molto presente, nella pallavolo i maschietti sono un po' resti a praticare questo sport. Però io mi auguro che con l'entusiasmo che si è creato quest'anno, con la squadra che comunque ha ben figurato nel campionato di Serie C, qualche ragazzo si possa avvicinare, perché il futuro delle società sportive, così come la nostra, è il settore giovanile, cioè non si può prescindere da quello. E noi intendiamo investire tanto nel settore giovanile, con dei tecnici qualificati che comunque portino su tutto il sistema pallavolistico nel settore giovanile, e ovviamente c'è da lavorare 3-4 anni. Beh, perché ciò possa essere poi realizzato. Ci vuole molta programmazione anche in questo sport. Quindi. Sicuramente, quindi i programmi sono, per quanto riguarda noi per il prossimo anno, come dicevo in precedenza, prendere tutto quello che di positivo si è fatto quest'anno, non farsi prendere tanto dagli entusiasmi, perché spesso e volentieri capita che poi qualcuno vuole spendere qualcosina in più per poter, certo, vincere i campionati, non è detto che poi li possa vincere. Questo l'abbiamo visto sulla nostra pelle dei tifosi del Taranto, quindi lo sappiamo. Poi io vengo benissimo dal calcio, perché insomma io per circa 15 anni ho fatto il dirigente del Grottaglie Calcio con il presidente Carlo Fiorino, sì, che adesso non c'è più. Compianto presidente Fiorino. Compianto, certo, presidente Fiorino. E quindi da lì poi gentilmente il presidente Giuseppe Guaranta ha ritenuto di invitarmi nella pallavolo,
non abbiamo apportato grosse modifiche rispetto a quello che si faceva nel calcio, e questo, diciamo, tutto sommato, così come l'è stato per il Grottaglio Calcio sta pagando, sì, che ha programmato. Beh, il Grottaglio, insomma, dell'ex presidente Fiorino, il compianto sì. presidente, no, non ce ne voglia nessuno, ma io credo il miglior presidente del Grottaglio Calcio, ma per sì, risultati sportivi, però, insomma, sì, però 11 anni consecutivi in Serie D. Calcio, sì, sì, no, abbiamo iniziato anche noi dall'eccellenza, poi pian piano abbiamo programmato, e quando abbiamo deciso di vincere il campionato lo abbiamo fatto. Quindi di conseguenza questo ha fatto sì che alla fine il risultato che ci eravamo prefissi fosse appagante e raggiunto. Direttore, quello che ho visto nelle varie foto, nelle varie immagini che ho potuto guardare, si denota un certo affiatamento tra i ragazzi. Anche nella pallavolo immagino che sì, sia fondamentale la crescita del gruppo, l'affiatamento tra i ragazzi. È fondamentale, il nostro presidente ci tiene tantissimo a questo. Infatti noi siamo strutturati come società, però nel contempo siamo anche una grande famiglia. Lo dimostra il fatto che noi questa sera, nonostante diciamo la sconfitta di sabato, siamo in un locale adiacente a questo, sì, a fare la festa di fine anno, certo, perché per certo. noi comunque è un risultato che ci appaga rispetto a quelli che sono stati anche, diciamo, i presupposti perché si affrontasse questo campionato. Non abbiamo fatto pazzie, non abbiamo preso giocatori come magari altre società hanno fatto, vedi, Martina Franca si è rinforzata nei playoff. Noi abbiamo ritenuto che il gruppo che comunque aveva conquistato il traguardo dei playoff dovesse meritasse di giocarselo fino alla fine, perché eravamo anche in un certo senso fiduciosi che ciò potesse. L'ultima domanda che voglio fare non è diretta all'ambito sportivo, ma abbiamo prima stuzzicato il vice sindaco, che è anche assessore allo sport, sullo stadio. Stessa cosa facciamo una domanda indiretta a lei, nel senso che lei personalmente ha confermato che avete una grande struttura a disposizione. Stupenda. Con addirittura, mi diceva, tre telecamere, di cui due fisse e sì, una mobile. Sì, noi abbiamo un impianto professionale con una telecamera fissa, due mobili, e approfitto anche per ringraziare l'amministrazione comunale nella persona dell'assessore vice sindaco Vincenzo 40, ma anche del più presente assessore ai lavori pubblici, però anche il sindaco. Non lo sapevamo, altrimenti avremmo incalzato anche lui con qualche anche domanda scomoda. Anche il sindaco e tutta l'amministrazione, che comunque si è adoperata perché le strutture sportive venissero vissute in maniera diciamo anche importante. Noi abbiamo un palazzetto che contiene 1000 spettatori per quanto riguarda il Campitelli, è un neonato e ristrutturato palazzetto. Ecco, abbiamo l'inquadratura del live, tutto live. Il nostro Antonio Engenico ci aiuta. Un ristrutturato palazzetto ex Santeria, attualmente sì. Marinelli, che contiene comunque 267 posti a sedere. E come diceva lei giustamente, no, lei nemmeno all'Inps me l'hanno mai detto, neanche Equitalia. come dicevi tu giustamente prima, noi sul palazzetto abbiamo un impianto audio professionale sul Campitelli, e in più abbiamo una telecamera fissa e due diciamo mobili, sì, con cui noi effettuiamo puntualmente tutte quante le partite in streaming col canale Grottaglio 2020. Non possiamo che farvi l'in bocca al lupo per la prossima stagione. Complimenti per quella che si è appena conclusa, l'in bocca al lupo per la prossima stagione. Volevo approfittare per dire, siamo qua per quello, un'ultima cosa. Intanto fare i complimenti al Grottaglio Calcio per assolutamente ci associamo il traguardo raggiunto. Vorrei sensibilizzare un attimino anche la città di Grottaglio, ma non per quanto riguarda l'amministrazione eccetera, ma per gli imprenditori che vivono sul territorio. Il Volley Club Grottaglio, ma credo anche la società del presidente seduto qui vicino a me, il Grottaglio Calcio, rappresentano la città di Grottaglio. I presidenti vanno e vengono, gli atleti vanno e vengono, il nome della società rimane sempre, certo, come discorso, diciamo, rappresentativo per quello che è la città. Non bisogna fare tanto, ci sono parecchi imprenditori, parecchie attività commerciali, sì, eccetera. Basterebbe anche cercare di creare i presupposti perché si possa fare una Fidelicard, qualcosa, sì, che possa, certo, far rientrare anche al commerciante l'investimento, una sinergia, insomma, tra la società sportiva e il commercio che si va a fare
sullo sport. Senso stretto, lo sport grottaliese è di tutti, quindi certo, che tutti partecipino certo. Se a questa... riusciamo a partecipare tutti, sicuramente la città di Grottaglia a 360 gradi, perché ci sono anche altre società che operano nel basket, nel settore giovanile, quindi lo sport, essendo un diritto certo, di tutti i giovani, perché lo ha decretato l'UNICEF, quindi il diritto allo sport e tutto il resto, deve essere comunque anche seguito da piccoli contributi che non devono essere necessariamente economici. Noi abbiamo anche degli sponsor certo, che ci forniscono, no, attrezzature, sì, materiale sportivo, certo, e che quindi sono anche linfa vitale per le società. Quindi Grottaglia deve cominciare, come in altri centri, a pensare che lo sport sta diventando importante, che siamo rappresentativi, che è una delle città della provincia. E soprattutto portate i ragazzini maschi a fare volley. Sicuramente. Sì, sì, è vero. Si può investire sui ragazzi del quello territorio, sì, senza andare a cercare... Che le coppie continuano a fare figli. Quindi 5.000 euro. Grottaglia a quel punto, cioè abbiamo chiuso la stagione tutti quanti, l'abbiamo chiusa bene, ci siamo anche, no, in un certo senso presentati ad altre città importanti, sì, ci considerano un polo sportivo importante, quindi cerchiamo tutti che continui ad esserlo la città, con l'aiuto dell'amministrazione per quello che compete, ma con l'aiuto di tutti quanti i cittadini che comunque possano godere in futuro anche di eventi sportivi. Perfetto, direttore, noi la ringraziamo, resti però con noi nel frattempo, le abbiamo fatto i complimenti per questa stagione, le facciamo in bocca al lupo per tutto il proseguo dell'avventura sportiva del volley. E auguro anche a Taranto di poter finalmente... Magari, non mi faccia... Non mi faccia... sì, non metta il dito nella piaga, che noi già no, siamo... assolutamente no, ovviamente, un auguro, certo, che noi, ovviamente scherziamo. Essendo un centro della provincia, io ricordo i tempi del Selvaggi, Giacone, eccetera, direttore, e quindi di conseguenza, ma poi no, la storia è ciclica, quindi dovrebbe ripetersi, sì, forse sì, dovrebbe ripetersi. Io sto a Taranto Scafatese, ci ricorda il buon Antonio. Io a Taranto Catania, insomma, ecco, peggio, meglio Taranto Scafatese, sì. Allora dobbiamo dare per forza di cose il benvenuto alla società del presidente Abate Matteo. Sì. Eh sì, che è il calcio femminile Grottaglia. Presidente, allora buonasera, benvenuto tra noi. Innanzitutto ci deve presentare le sue ragazze, non tutte sono microfonate, quindi sta a lei presentarcele. Buonasera, allora cominciamo da Federica Cagliazzo, Fornaro Ilaria, lì ci abbiamo Elisabetta 40 e Lenti Letizia. Non mi ricordo molto i nomi, perché abbiamo una ventina di ragazzi che si allenano con per noi. Per fortuna non sono tutte qua, altrimenti non avremmo più posto per testa. No, insomma, siamo una ventina, piacere, che sì, da inizio anno sono molto costanti nel fare l'allenamento, anche se loro purtroppo hanno giocato un campionato di livello molto alto per loro, perché vengono dall'amatoriale e quest'anno hanno fatto un'esperienza in un campionato nazionale. Per vicissitudini sportive ci siamo trovati a inizio anno a fare questa scelta: o si giocava il campionato che avevamo conquistato, oppure si lasciava la categoria e si cominciava da zero. Quindi si perdeva il titolo in pratica? Sì, si perdeva il titolo, perché alcune ragazze l'anno scorso ci hanno abbandonato, diciamo così. Io le ringrazio sempre quando parlo di loro, perché ci vuole veramente tanto coraggio ad affrontare la sfida che loro hanno affrontato, sapendo che non hanno i mezzi per arrivare a un risultato finale. Infatti quest'anno non abbiamo fatto neanche un punto, però sono molto contento della loro crescita che hanno avuto. Hanno cominciato che più di qualcuna non sapeva come si toccava il pallone. Nelle ultime partite ci siamo divertiti, siamo riusciti a fare un buon calcio e anche qualche gol. In Serie A2, giusto? In Serie A2, un campionato anche il derby nazionale. Col Taranto. Abbiamo avuto il derby col Taranto, perso per inesperienza, dico io, perché le ragazze fino a 2 minuti dalla fine della partita erano in vantaggio 2-0. Poi abbiamo preso 3 gol negli ultimi 3 minuti. Siete stati anche sfortunati, avete avuto anche qualche infortunio, il portiere? Se non sì, abbiamo avuto, avevamo il portiere che era di Grottaglie, Simona Cavallo, che lei veniva dal calcio a 11, quindi ha avuto le prime partite un po' per orientarsi, dopodiché anche grazie al preparatore dei portieri che avevamo, molto bravo, il signor Nino,
l'ha preparata benissimo e nel giro di 3-4 partite l'ha fatta arrivare a un livello, diciamo, che poteva benissimo giocare. Beh, sì, insomma, la categoria della porta grande, sì, sono, no? Molto, qui, molto movenze diverse, movimenti tempi diversi, i tempi di reazione sono diversi. Era riuscito oramai a diventare un buon portiere. Purtroppo l'abbiamo perso proprio il giorno prima della partita con il Taranto. Si è infortunato in allenamento. E poi ci vuole anche col succedono sempre le cose. Presidente, abbiamo detto le ragazze. Immagino, mi diceva che è stata la prima esperienza. Io volevo chiedere proprio a loro come ci si approccia. Già è una cosa strana, tra virgolette, inusuale, facciamo così. Di solito le ragazze sono sempre più portate a fare degli sport differenti. Ho detto la stessa cosa. Una calciatrice del Taranto voleva aggredirmi. Ci riprovo anche con voi, tentando, sperando di, sì, non essere aggredito. Rebecca Gallina, che, sì, insomma, è stata anche convocata, se non erro, sì, esatto, esatto, tentativa. Com'è, sì, approcciarsi a uno sport per la prima volta, immagino, a livello professionistico, tra virgolette, così come diceva il presidente? Beh, sicuramente non è una cosa semplice, soprattutto a questi livelli, però ci vuole coraggio e ce la si fa. Ce la facciamo. Ce la facciamo, ce l'abbiamo fatta. Quindi l'obiettivo per il prossimo anno è sicuramente migliorare. Cioè, i miglioramenti ci sono già stati durante questa stagione e sicuramente continueranno ad esserci anche nella prossima. Magari la prossima saremo anche più fortunati. Che gruppo siete? Perché anche a voi devo fare la stessa domanda che ho fatto alle altre società che si sono alternate qui da noi oggi. È fondamentale sicuramente l'amalgama che c'è tra voi nello spogliatoio? Sì, necessario, altrimenti non si può neanche entrare in campo, secondo me. Noi siamo stati, diciamo, all'inizio è stato molto difficile perché siamo ragazze di età molto differenti, siamo un piccolo gruppo che siamo dai 18 più o meno in su e altre che più o meno vanno dai 20. Sostanzialmente 18-20 anni siamo lì, insomma, sì, ma c'è anche qualche ragazza più grande? Sì, 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 molto variegato, perciò... Ci sono risate in fondo, c'è da capire perché ci sono risate in fondo, però ci sono, va bene, poi capiremo, indagheremo. Diciamo che è stato all'inizio molto difficile essere proprio un gruppo, però man mano si è dimostrato anche che siamo riusciti ad arrivare fino alla fine nonostante i risultati. Comunque c'eravamo sempre tutte e fino alla fine cercavamo sempre di vincere ogni partita. Ce l'abbiamo messa tutta e l'anno prossimo continueremo di sicuro a farlo, cresceremo ancora di più perché ancora ci manca ancora quell'esperienza che la si acquisisce solo, certo, ovviamente giocando e col tempo. Certo. Presidente, tutte le società che si sono alternate hanno manifestato una certa vicinanza da parte della piazza. Anche per voi è la stessa situazione? Avete, sì, avuto modo di avere diverse presenze durante, sì, le vostre partite? Io vengo da un'esperienza di San Marzano, perché questa società, sì, prima era a San Marzano e giocava a Sava. La cosa che ho notato venendo qui a Grottaglie è stato già dalla prima partita una grossa partecipazione di pubblico e ne sono rimasto veramente contento. Poi anche da parte dell'amministrazione c'è molta attenzione per le società sportive, diciamo che ci coccolano un po', come dice Mimmo, abbiamo un bel impianto, ci hanno camere, tutto quello che in altri palazzetti che io ho girato non avevamo. L'inno, io in un altro palazzetto mi dovevo portare tutto l'impianto da casa. Da casa, qui invece la banda da casa per mettere. Qui invece eravamo molto agevolati da questo punto di vista. Facciamo così, presidente, prima di chiudere, io ci strappa questa promessa. Ci per il primo, sì, punto, no, per il primo punto ci saremo sicuramente. L'anno prossimo. Il campionato è finito, no? L'anno prossimo. Ci riaggiorniamo l'anno prossimo, magari a festeggiare la promozione di nuovo in questa serie, no? Sì, molto, molto probabilmente giocheremo nuovamente la stessa serie. Ah, ecco, quindi non siete lasciati. Cercheremo di fare il ripescaggio e vedremo se ci saranno le condizioni per essere ripescati e fare nuovamente questo campionato. Presidente, anche perché non loro... ci parli pure di ripescaggio, noi sono anni che non siamo a ripescaggio. Io le chiedo cortesemente, basta, questo livello scherzi a parte, noi con Taranto siamo abituatissimi. Purtroppo... Vabbè, una volta siete stati ripescati. Una volta su 30 anni è una buona media, sta, certo, sta, assolutamente. Solo che non era il momento. Non era il momento, non è mai il momento giusto. Diceva, presidente, chiedo scusa. Purtroppo ci sono tante società che una volta, come dice il presidente, non programmano, certo, comprano giocatori, certo, già... Infatti poi arrivano a metà stagione che non riescono più a mantenere gli impegni e quindi già si sa che nell'anno successivo non saranno presenti in campionato. Sì, perfetto. Allora, noi abbiamo chiuso, scorrevano intanto le immagini del match tra il Taranto Calcio 5 e il Grottaglie Calcio 5 femminile.
non le facciamo vedere nel dubbio perché è stata una sconfitta, quindi facciamo, va bene, no, va bene, sì, va sono bene contento così di quello che hanno fatto. Presidente, noi ci prendiamo poco sul serio perché non potremmo fare altrimenti, no, non saremmo qui a presentare questa trasmissione. Con lo sport abbiamo chiuso per questa sera. Prima di salutarci abbiamo un annuncio da fare. Ovviamente io e Mimmo Frusi non potrebbe essere diversamente, ci occupiamo di cultura anche perché certo, sì, si vede, poi si denota una certa vena. Sport e cultura. Esatto, no, proprio noi in senso lato, proprio la cultura, la cultura a livello aulico. Dobbiamo parlare questa sera di un'iniziativa culturale a cura del Teatro Mudi. Si tratta, esatto, grazie alla regia, dello spettacolo culturale Uburè. È un'opera teatrale di Alfred Harry, è considerata un'anticipazione, sto leggendo ovviamente, anticipazione del movimento surrealista e del teatro dell'assurdo, in cui si mischiano provocazione, assurdo, farsa, parodia e umorismo. Frusi, non ti chiedo un giudizio chi su quanto detto perché non assolutamente noi non l'abbiamo scritta noi, e come dicevamo è a cura del Teatro Mudi, che è una scuola di recitazione multidisciplinare voluta dalla Proloco di Leporano, quindi è anche vicino a casa tua, se vogliamo Frusi. La formazione di un attore Mudi, ci scrivono, viene intesa come operatore dello spettacolo in chiave totale, come una conoscenza di base e tutte le informazioni tecniche che ruotano intorno alla messa in scena. Questo spettacolo andrà in scena venerdì 10 maggio presso il Teatro Turoldo in Via La Clos 7, start alle ore 20:30, la regia è a cura di Antonio Minelli, il prezzo del biglietto, c'ho parenti nella situazione, quindi non c'è problema, allora prezzo del biglietto è 10 euro, io vi consiglio di seguire quanto abbiamo appena comunicato. Io vi ringrazio i nostri ospiti, il direttore Lenti, il presidente Abate Matteo, le ragazze, chiedo scusa se non abbiamo fatto parlare tutti, ma purtroppo a livello logistico non era possibile. Io le ho proposto una cosa, poi se lei è d'accordo, però sono restato che a 360 se mi date lei io mi sento nel cuore, mi sento in imbarazzo, direttore, io scherzo. Noi, siccome con gli arbitri bisogna dare lei, perché sì, sa, non c'è un bel anche si risento, è vero, signore, signore, quindi diceva direttore. Abbiamo fatto, quando lei mi ha chiamato per invitare, quando tu mi hai chiamato ormai alla trasmissione, avevamo preso un mezzo accordo. Sì. Il fatto che voi ci seguiste anche per il prossimo anno, visto che abbiamo quella bella strumentazione. Perché a noi farebbe solo piacere. Certo. Possiamo creare una sinergia. Farebbe solo piacere. A 360 gradi, non solo per noi, ma anche per la società del presidente. Tanto tutto quello con che 300 euro prendiamo un bilocale qua, no? Tutte e due, non è, non è un abbiamo problema. Anche la sede del custode al palazzo. Ah, perfetto, noi ci come potete vedere ci abituiamo a tutto, quindi non è assolutamente dopo un lo chalet, la casa del custode. Perfetto. Ma possiamo fare i piedi. Tutto, è tutto pronto. Tutto a posto. Va bene, io ringrazio tutti i nostri ospiti, ringrazio Mimmo Frusi col suo maglione senape. Grazie a te Dario, grazie ai nostri ospiti. Mi piace che variegano sempre però è vero, il prodotto. Sì. È vero, oltremodo. Dall'Ippica? Dall'Ippica, è vero, bravo. Ci hai ricordato. Chi dobbiamo salutare? Dobbiamo salutare Milva Carelli. Dobbiamo Anita, salutare insomma, Milva e Anita Carelli. Averci tutto lo staff. Questa possibilità ieri di condurre e ringraziamo Dario. Assolutamente ringraziamo. Il paio delle scuole vinto dal cavallo numero 2 Tentazione. Bene, scuola, preparatissimo Frusi. La scuola di Passafra, giusto? Sì. E va bene. Manzoni di amici. Comunque sì, andremo ad approfondire questa. Avremo anche ospiti Milva e qualcun altro. No. Non abbiamo giocato. Non abbiamo giocato messo, perché non potevamo. Stavamo là a presentare. Perché c'è gente che addirittura ci mette in mano una manifestazione come il paio delle scuole. Maniera assurda, però l'hanno voluto fare. Va bene, noi ringraziamo tutti coloro i quali abbiano avuto la prontezza, la pazienza e la costanza di seguirci sino all'ultimo istante. Bontà vostra, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana con Cosmopolis Media.